E è partito nel 2011 il progetto sul luppolo autoctono di Marano insieme a Italian Hops Company, a Eugenio Pellicciari e all'Università di Parma. E dopo tanti anni, con il punto più importante del riconoscimento e anche la registrazione al Ministero dell'Agricoltura di tre luppoli autoctoni, che sono i primi tre luppoli italiani, che sono proprio maranesi, arriviamo a quest'anno con un'offerta particolare. Che si può trovare negli stand il venerdì e il sabato sera, che sono delle birre realizzate da birrifici modenesi, Labirinto e Birbelli, con luppoli maranesi, con due tipologie particolari di nostri luppoli, cresciuti tra Campo Galliano e Lupoletto Sperimentale, di Marano. E abbiamo come appuntamento solito anche del sabato mattina e pomeriggio il convegno, proprio perché questa è una festa del luppolo e della birra proprio in senso ampio, e quindi ci sono molti esperti, sia esperti dell'università che esperti produttori, coltivatori, produttori e anche chi vende poi, chi produce birrifici, ma anche chi vende poi la birra come i publican. E in particolare quest'anno l'appuntamento del convegno della mattina si caratterizza con la chiusura del progetto GOI, a cui abbiamo partecipato anche noi come Comune di Marano, Pro Hops Italian Smart Chain, che è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna dedicato proprio allo sviluppo della filiera della lupolicoltura sostenibile e innovativa, quindi insieme a tutti i partner che hanno partecipato a questo progetto. Se ci può spiegare l'evento di quest'anno, tante realtà coinvolte rispetto agli anni precedenti, quindi come si svolgerà l'evento e quali sono le attrattive principali? Sì, rispetto agli anni scorsi, quest'anno diciamo che è un'edizione rivoluzionaria, nel senso che invece che diciamo, invitare i birrifici a partecipare alla festa e quindi i soliti 5, 6, 7 birrifici che portavano le proprie birre, sarà un vero e proprio showcase di birre con lupolo principalmente italiano. Quindi soltanto una selezione di birre, circa 70 birre, prodotte principalmente con lupolo italiano, quindi o coltivate in Italia o addirittura lupolo autoctono, tra cui appunto le più importanti spunteranno, diciamo, quelle prodotte da Birbelli e Labirinto, due birrifici di Modena, 100% lupolo autoctono di Marano, e quindi le varietà che sono uscite dal progetto di ricerca. E, oltre a questo, è molto interessante la proposta del food, perché oltre a Magica Marano ci sarà anche Arrogant Pub, che è un pub molto noto per la proposta del cibo di Reggio Emilia. E insomma, il momento climax, il clou, sarà il convegno del sabato mattina e sabato pomeriggio, in cui sabato mattina sarà una parte più scientifica di presentazione di chiusura del bando GOI, a cui appunto abbiamo partecipato sia il Comune di Marano che Italian Hops Company, insieme a Università di Parma e altre realtà. E nel pomeriggio invece un meeting in cui converranno, diciamo, le principali realtà della birra artigianale italiana per esporre alcune novità, tra cui non ultima il marchio Grand Cru Hops, che sarà il marchio che vorremmo che potesse distinguere le birre prodotte con lupolo coltivato in Italia d'ora in avanti. E alcuni esempi di birre che si potranno assaggiare o magari lavorazioni particolari? Sì, beh, appunto, sicuramente queste due birre per noi sono quest'anno cruciali, nel senso che sono realmente le prime due birre che a livello nazionale si possono definire con luppolo di genetiche di origine italiana, per cui è un passo per noi, ma anche a livello proprio di movimento, un passo sicuramente importante. Invitiamo tutti diciamo, a venire a sentire almeno queste. Grazie Che è un'edizione visto da quello che vediamo fisicamente qui questa mattina, e perché finalmente potremo in un qualche modo anche dare sostanza a quello che per anni è stato un progetto ed è stato nato da un'idea, poi magari ce lo racconterete. E quindi, come dire, intanto complimenti per la tenacia, per la dedizione, per anche questo successo.
ed è un'edizione che si arricchisce in maniera veramente particolare perché sono tante, tante, tante le birre che si potranno degustare, 70, e quindi, come dire, tante novità quest'anno. Con noi c'è Giovanni Galli, sindaco di Marano, e Eugenio Pellizzari di Italian Hops Company, che fondamentalmente è la persona che ha ideato, promosso e che porta avanti questo progetto. Un saluto del sindaco, poi dopo Eugenio, prego. Certo. Disponibilità, di interesse. Sì, noi siamo molto contenti di questa edizione della festa del luppolo autoctono, perché direi che sia proprio un punto importante in cui finalmente possiamo dei nostri luppoli, dei luppoli italiani, dei luppoli maranesi. Come si diceva, allora la festa del lupolo nasce da un po' di tempo fa con un progetto di ricerca che nasce nel 2011 insieme a Italian Hops Company, Comune di Marano e l'Università di Parma, per cercare di capire se alcuni luppoli che crescono sul nostro territorio in forma selvatica tra il Panaro, poi abbiamo analizzato anche luppoli parmensi, luppoli che vengono anche da Castelnuovo, così, erano effettivamente autoctoni oppure ibridazioni. La cosa molto interessante è che studiando le carte abbiamo dimostrato che c'è una storicità nella produzione del luppolo. E quindi nei confronti di questo prodotto. Ed è una storicità tutta locale, cioè tutta maranese. E durante le prime fasi proprio di avviamento del progetto di ricerca abbiamo trovato un documento scritto da perito agrario, esperto agrario Alfonso Magera, che venne presentato attorno al 1876-77 ad un comizio agrario di Modena, in cui Magera presentava alcuni risultati relativi alla produzione e alla coltivazione del luppolo in Italia, e tra le produzioni analizzate e studiate spiccava anche la produzione maranese, e in particolare all'epoca la produzione voluta dai Montecuccoli, dalla famiglia Montecuccoli. Noi abbiamo infatti un toponimo nelle nostre basse a Marano che ha conservato il nome di Casa del Luppolo, veniva chiamata Cadallove, e abbiamo scoperto che effettivamente era uno dei luoghi in cui la famiglia Montecuccoli aveva cominciato a coltivare luppolo, proprio notando la disponibilità di acqua da una parte, per la presenza del fiume, e dall'altra usando i propri contatti con le ramificazioni della famiglia Montecuccoli, che si erano poi strette con altre famiglie tedesche. E quindi portando la conoscenza di contadini, agricoltori che già seguivano produzioni di luppolo in Germania, la famiglia Montecuccoli avviò una produzione di luppolo proprio nelle nostre basse a Marano. E poi nel tempo le cose sono andate diversamente, si è data maggiore importanza invece alla viticoltura, e finalmente una decina d'anni fa, insieme al progetto di ricerca e ai suoi risultati, è partito invece questo nuovo interesse. Nuovo interesse che ha portato da una parte Italian Hops Company a cominciare una coltivazione importante di luppoli qua in provincia, e poi questo si è riscontrato che non è stato un esempio isolato, ma accompagnato anche da altre aziende, da altre attività che in regione e non solo hanno cominciato a lavorare sui luppoli. Quindi nel 2017 abbiamo avuto il momento importante del riconoscimento e la registrazione dei primi tre luppoli autoctoni italiani, finito una certa fase del progetto di ricerca,
E ora arriviamo in sostanza a apprezzare e valutare, cercare di capire anche quale può essere appunto il futuro di questo prodotto. E lo facciamo in questi 2 giorni insieme a Italian Hops Company, che mette a disposizione 70 birre di tantissimi birrifici. E lo facciamo insieme anche a tutti i partner che hanno partecipato al progetto ProOps Smart Chain, progetto GOI, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha la sua conclusione nel convegno di sabato mattina, insieme all'Università di Parma, Lupoli Italiani, eccetera, eccetera, e anche tanti altri ospiti. E il pomeriggio di sabato, come di tradizione, ci sarà continuerà il convegno con un workshop insieme a esperti, sia di produzione che anche di birrificazione. E ci sarà, come sempre, la visita al campo sperimentale potenziato, diciamo, Potenziato, sì. potenziato nell'ultimo anno con alcune varietà, alcune piante nuove. E che ci servirà sia per la ricerca, ma anche per avere una quantità di lupoli utili poi anche alla birrificazione del prodotto locale. E come novità abbiamo un tour e-bike organizzato insieme a Italian Hops Company da Mud & Snow, quindi è una realtà maranese. E poi abbiamo come food corner, diciamo, una novità, un nuovo ospite che è l'Arrogant Pub di Reggio Emilia, che si occuperà della parte food, insieme ad un corner organizzato da associazioni maranesi. Quindi ci sarà Proloco, ci sarà l'associazione Hauser locale, il Circolo Hauser La Grama, e anche l'associazione dei commercianti Magica Marano. Quindi le offerte di quest'anno sono davvero molto, molto interessanti. A completamento, diciamo, delle esperienze che si possono fare durante questi 2 giorni, ci saranno anche laboratori di degustazione, come solito, che ci permetteranno sempre di entrare un po' più nel vivo del mondo brassicolo. Quindi questo per noi è un appuntamento estremamente importante. Ecco, una ulteriore novità, oltre al contenuto, è la scelta di anticipare il periodo, nel senso che solitamente la festa del lupo era cominciata a metà settembre, indicativamente, perché si avvicina il momento della La raccolta raccolta. dei lupoli. Poi, avvicinata a metà luglio, per ragioni meteo principalmente, per essere un po' più accessibile. E vedendo che negli ultimi anni, appunto, le iniziative e l'attenzione al mondo della birra è aumentata sempre di più, ci troviamo adesso a un luglio molto pieno di eventi e quindi abbiamo deciso di anticiparla a inizio giugno, per dare anche, per permettere anche agli appassionati e anche ai professionisti, diciamo, del mondo della birra di avere un momento un po' più distante diciamo, dal periodo un po' più impegnativo di luglio per tutti gli eventi che ci sono, per fare il punto su quello che è lo sviluppo della lupolicoltura in Italia. Rimane anche un appuntamento di rilevanza internazionale e infatti durante il convegno ci saranno anche esperti, ormai diciamo amici di Italian Hops Company, amici anche della Festa del Lupolo, che vengono dall'estero. Quindi è un momento proprio per fare il punto, diciamo a livello, insomma, sia per la dimensione nazionale, sia per una dimensione quasi europea, sì, si può dire europea, di quello che è lo sviluppo appunto del mondo della birra, del mondo del lupolo autoctono italiano in Italia. Insomma, abbiamo scoperto qualche anno fa che non serve per forza coltivare i lupoli all'estero per fare della buona birra, anzi, abbiamo scoperto che il terreno italiano può offrirsi per far crescere dei lupoli ancora più particolari, che offrono delle qualità ancora più interessanti rispetto ai lupoli esteri, e lo sviluppo, insieme anche al lavoro che Italian Hops Company sta facendo,
dimostra che c'è un bel futuro, c'è un bel presente che si sta consolidando e c'è anche un futuro molto interessante su tutto il mondo della brassicoltura italiana. Direi che hai detto tutto, perfetto. No, a Eugenio vorrei chiedere, visto che c'è stato un passaggio prima, presentate anche un nuovo brand, quindi Sì, un nuovo marchio, e cosa c'è dietro questo nuovo marchio, che progetto c'è? certo, anzi, con piacere. Diciamo che il meeting del sabato pomeriggio, quindi quello che si terrà alle 15, sarà, è il momento per presentare le maggiori novità, e tra le quali, appunto, sicuramente la cosa più rilevante è il discorso dell'introduzione del marchio Grand Cru, che è un marchio che, come Italian Hops Company, ma noi lavoriamo con una rete molto ampia di coltivatori e produttori di luppolo, commercianti, vogliamo rendere disponibile nell'utilizzo, nella comunicazione, i birrifici, in modo che questo possa, diciamo, garantire una certa qualità del luppolo utilizzato nella birra o una certa italianità. Questo perché dietro al marchio c'è comunque un progetto che abbiamo sviluppato con l'Università di Parma. È un progetto quality control, quindi controllo qualità rispetto a sia alla coltivazione ma anche al prodotto finito del luppolo che sia produciamo ma che anche commercializziamo, perché noi come Italian Hops Company comunque importiamo molto luppolo anche dall'estero, che appunto lavorando con partner diretti, partner selezionati, selezionando i lotti, definiamo come Grand Cru, quindi un luppolo di qualità. E questo sistema di qualità che andiamo a introdurre garantirà una qualità del luppolo, della materia prima, maggiore di quella che è la qualità standard che si trova normalmente in commercio, che i birrifici trovano normalmente in commercio. Quindi diciamo che è per noi molto importante e speriamo che possa avere un bel ritorno anche nei confronti dei birrifici. Oltre a questo, nel convegno si parlerà anche di un altro tema molto importante, è quello della raccolta 2023, quindi quella che ci appresteremo a fare a settembre. Di Union Birrai, appunto, organizzato da Union Birrai, che premia le migliori birre fatte col luppolo fresco o fresco o diciamo addirittura verde, quindi ancora umido. E quindi si parla che offriremo a tutte le persone che fruiranno del convegno una degustazione delle due birre, una degustazione guidata col moderatore del convegno, che appunto è comunque un giornalista di birra e che quindi presenterà le due birre, e quindi ci sarà modo anche appunto di fare questo beer break durante lo svolgimento dell'incontro. Ci tenevo solo a sottolineare che la cosa molto importante per noi quest'anno è stato appunto questo cambio, che per noi è rivoluzionario, del fatto di non invitare più birrifici, ma di distribuire. Protagoniste dei 2 giorni saranno le due birre fatte 100% da Birbelli e da Labirinto, che verranno spinate, diciamo, all day long nei 2 giorni di festa e presentate in varie situazioni. Gli appuntamenti collaterali che mi piacerebbe sottolineare appunto quello del sabato mattina, cose del genere lì a Casona, Marano, la visita al campo sperimentale alle 2 del pomeriggio del sabato e i laboratori di degustazione insieme a Union Birrai. Del mattino. Quindi che giorno? Esatto, Domenica. esatto. Ok, potete bere alla goccia però. Cin cin, cheers. Cheers. La foto mentre È la prima che sento. fate il brindisi. Brindisi, cheers. Aspetta
a te che state lì che ve ne faccio una anch'io, eh? Ok.